Ciao Potter! Sto ancora tentando di entrare a far parte della squadra di Quidditch. Forse quest'anno avrò più fortuna. Potresti parlare di me a Oliver Baston? Dopotutto, tu sei cercatore di Grifondoro. Bene, Harry, prendi il tuo manico di scopa e iniziamo ad allenarci. Benvenuto all'allenamento di Quidditch. In una partita di Quidditch, il cercatore che riesce ad acciuffare il boccino d'oro conquista 150 punti per la sua squadra. È per questo che i cercatori sono i giocatori che subiscono il maggior numero di falli. Ed è per questo che dobbiamo continuare ad allenarci. Per prima cosa, ci eserciteremo sul controllo di base della scopa utilizzando uno speciale manico da allenamento. Questo manico di scopa non ti permetterà di volare in alto, quindi ci concentreremo sullo sterzo. Vira a sinistra e a destra per volare attraverso i pali e premi il tasto X per accelerare. Cerca di completare il percorso prima che il mio cronometro arrivi a zero. Preparati! 3, 2, 1! Vola attraverso i pali, Harry! Così, Harry! Così, Harry! Bravo! Bravo! Così, Harry! Eccellente! Grazie alla tua prestazione, hai guadagnato le ali d'oro e conquistato 25 punti per Grifondoro! Bene, Harry, adesso passiamo alla fase successiva. Ho due manici di scopa fra cui scegliere. Provali e cerca di capire quale preferisci. Ecco il primo. Prova a usarlo per volare attraverso quegli anelli. Alcuni preferiscono invertire i comandi su e giù. Il secondo manico di scopa ti permetterà di provare questo metodo di controllo. Vuoi effettuare un'altra prova? Allora, Harry, quale preferisci? Se decidi di cambiare i comandi più avanti, puoi farlo dalla schermata delle opzioni. Hai completato l'allenamento di base di Quidditch. Ora puoi partecipare al campionato di Quidditch. Adesso passiamo all'allenamento avanzato. Hai completato il livello base dell'allenamento di Quidditch. Vuoi uscire? Un'ottima sessione, Harry. Per te le porte del campo d'allenamento di Quidditch sono sempre aperte. Ehi, Harry, cosa ne dici di esercitarti un po' nel duello? Non saprei. Credi che sia una buona idea? Certo, perché no? Prima ho sconfitto Fred. Se vuoi vincere contro i campioni fondatori, dovrai allenarti. Questo è vero. Perché non farlo qui, allora? Mi sembra un luogo adatto. Diciamo che questo sentiero ci divide l'uno dall'altro, proprio come in una vera arena. Nessuno di noi può attraversarlo. Ricorda, Harry. Puoi lanciare gli incantesimi respingenti come fai di solito, premendo il tasto X. Mentre per i colpi speciali devi utilizzare il tasto cerchio. Guarda, quei fiori luccicano. Ciò significa che celano degli incantesimi speciali. Bene, cominciamo. Preparati. Combatti! Combatti!
fai attenzione. Adesso cercherò di colpirti davvero. Fai attenzione. Adesso cercherò di colpirti davvero. Bravo, Harry! Hai vinto il primo round! Preparati! Combatti! Fai attenzione! Adesso cercherò di colpirti davvero! Cerca di muoverti di più! Il lavoro di gamba è fondamentale nel duello! Questo round l'ho vinto io. Adesso siamo in parità, Harry. Preparati. Combatti. Il lavoro di gamba è fondamentale in un duello. Fai attenzione. Adesso cercherò di colpirti davvero. Bene, rimani concentrato. Muovi bene le gambe ed evita i miei incantesimi. Cerca di muoverti di più. Il lavoro di gamba è fondamentale in un duello. Bel colpo, Harry! Preparati. Combatti. Bene, rimani concentrato. Muovi bene le gambe ed evita i miei incantesimi. Cerca di muoverti di più. Il lavoro di gamba è fondamentale in un duello. Bravo, Harry! Hai vinto il primo round. Preparati. Combatti. Bene, rimani concentrato. Muovi bene le gambe ed evita i miei incantesimi. Cerca di muoverti. Il lavoro di gamba è fondamentale in un duello. Expelliarmus! Molto bene, Harry. Sei davvero in gamba. Devo ammettere che saresti in grado di battere chiunque. Hai sentito che Serpe Verde ha un nuovo cercatore? Mi chiedo chi possa essere. Sono io!
E guardate cosa ha comperato mio padre per tutta la squadra di Serpe Verde. L'ultimissimo modello. È uscito il mese scorso. Credo che superi di gran lunga. Credo che superi di gran lunga.